la realizzazione del mio colletto ho scelto questo bellissimo tessuto. È un tessuto di cotone di piqué di Panini Tessuti. Quindi lo puoi trovare in vendita nel sito Panini Tessuti. Ti metto nell'info box tutti i link per poter andare a vedere i bellissimi tessuti. Ci sono tutti i link che ti metto in descrizione. Inoltre avrò bisogno di una teletta. Utilizzo questa teletta molto leggera, quindi si intravedono le mani, perché deve essere un po' sostenuto. E infine il primo modello che andremo a confezionare lo confezioneremo con un raso, in modo tale che sul davanti avremo un bellissimo fiocco. Il primo modello di colletto che andiamo a confezionare è questo qui. Risulta unito nella parte del dietro. Per avere il cartamodello, la possibilità di poterlo scaricare dal mio sito web cristianacarpentieri.it, in modo tale da averlo pronto per poterlo cucire. Il colletto e il sottocolletto non sono uguali, ma sono diversi. In che cosa? Sono diversi perché il sottocolletto è leggermente più piccolo rispetto al colletto. Puoi direttamente riportare il colletto che hai scaricato nel mio sito direttamente così, quindi fare la prima parte così, il secondo colletto, che è il sottocolletto, lo devi fare di 3 mm più piccolo, e i 3 mm partono da qua e arrivano a qui, quindi è solo questa parte che devi fare più piccola. Un'altra cosa importante sapere che il colletto lo possiamo fare nel ripiego della stoffa, il sottocolletto non è necessario, anche perché in questo modo si può risparmiare la stoffa. Io posiziono il mio colletto nella ripiegatura della stoffa, mi riporto con il mio gessetto tutta la circonferenza del mio colletto. Questo è il colletto. Per quanto riguarda il sottocolletto, possiamo fare o un ulteriore cartamodello oppure riportare il modello in questo modo, rispettando il dritto filo, che in questo caso è questo, e aggiungendo ovviamente da questa parte un centimetro. Quindi ricopiamo esattamente il colletto fino a qui e anche qua. Anche da questa parte facciamo la stessa cosa, quindi possiamo utilizzare lo stesso cartamodello, però poi successivamente ad averlo riportato, diciamo, sulla stoffa, facciamo il contrario di quello che solitamente facciamo quando dobbiamo aggiungere i centimetri per l'agio. Qua aggiungo un centimetro. Tolgo il colletto. E in questo caso devo togliermi i 3 mm da questa parte. Quindi vado qui, chiaramente facendoci prima il cartamodello lo dobbiamo fare una volta e basta. Invece qua ogni volta dobbiamo togliere i millimetri. Ecco qui. Quindi in questo caso non taglierò il colletto, ma il sottocolletto. Puoi usare o il cutter oppure le forbici, a tuo piacimento. Questo è il sottocolletto, segniamoci con una S. Questo è il colletto tutto unito e questo invece è il sottocolletto. Il sottocolletto lo fermiamo con gli spilli, in modo tale che dobbiamo andare in macchina per cucire e cucire questa parte. Quindi avrà una piega sulla parte del dietro. Dopo aver cucito a macchina la parte centrale del dietro del sottocollo e l'ho rifinito poi con uno zig zag stretto, sempre a macchina per cucire, quindi abbiamo la parte del dietro che è divisa a metà, quindi alla cucitura. Dobbiamo intelare la parte del dietro, quindi il sottocollo. Quindi utilizzare lo stabilizzatore, quindi la flisellina termoadesiva, che non deve essere troppo pesante per non appesantire il colletto. Bisogna tagliare con lo stesso modello del sottocolletto e applicarla al rovescio del tessuto. Va applicata solo sulla parte del sottocolletto. Ed ecco qui, ho ritagliato il sottocolletto
inserito nella mia frisellina nella ripiegatura della stoffa. Ed ecco qui, perché il sottocolletto, ti ricordo, che è più piccolo rispetto al colletto. Prendo il sottocolletto e inserisco dalla parte gommata, perché la frisellina ha due parti diverse, una parte liscia e una parte che rimane leggermente gommata. La puoi sentire direttamente con le dita. Devi far coincidere la parte gommata con il rovescio del sottocolletto. Con il ferro da stiro attaccare la frisellina senza strofinare in questo modo. Bisogna tamponare il ferro in modo tale che la colla si sciolga e possa essere in questo modo attaccata al sottocollo, in questo caso il sottocollo. Un altro modo per attaccare la frisellina è non usare il vapore, quindi togli il vapore dal tuo ferro da stiro. La frisellina è stata attaccata. Dà un pochettino di sostegno, ma non più di tanto, se no verrebbe un colletto troppo rigido. Devo far combaciare il colletto con il sottocolletto e metto il sottocolletto, lo posiziono sopra il colletto, facendo combaciare la parte del collo, fissando con gli spilli. Come possiamo subito vedere, sborda il colletto, perché abbiamo tolto quei 3 mm. Mettiamo gli spilli, dobbiamo far combaciare il colletto con il sottocolletto. Ho detto più volte che il sottocolletto è più piccolo. Quindi fissiamo tutto con gli spilli. Questa è una fase molto importante perché il colletto possa risultare perfetto. Ovviamente devo lasciare questa parte centrale aperta per poterlo poi rivoltare. Ora tagliamo 40 cm di nastro, un nastro che deve essere in tinta con il mio colletto. Ho deciso che voglio che la parte centrale possa essere tenuta da un fiocco. Inserisco nella parte interna il mio raso, facendolo sbordare di qualche millimetro. E riposiziono gli spilli. Faccio la stessa cosa anche per quanto riguarda l'altra parte. Quindi inserisco il nastro nel raso all'interno, facendolo uscire di qualche millimetro e bloccandolo in questo modo. Ricordiamoci che questa parte qui non deve essere cucita. Quindi cucire prima la parte dello scollo. Ed ecco qui. Adesso devo intaccare tutti i margini, perché dove ci sono le curve bisogna intaccare i margini, stando attenti ovviamente a non prendere la cucitura. Rivolto poi al dritto il mio colletto, aiutandomi con questo attrezzo. Spingo verso l'esterno la parte del colletto. Come vediamo, la parte del sottocollo va verso il dietro, mentre la parte del collo è venuta veramente molto carina. Rimbocco verso l'interno la parte che ho lasciato aperto. Metto gli spilli, quindi fisso la parte inizialmente con lo spillo, prendo un filo in tinta, in questo caso io prendo un filo bianco perché va benissimo, della Gutermann, rifinisco a sottopunto questa parte che era rimasta aperta. Il sottopunto lo sto facendo dalla parte del sotto verso il sopra, in modo tale che questa parte non si veda. Quando fai il sottopunto non tirare troppo il filo, lascialo un po' morbido, quindi non tirarlo troppo, non c'è bisogno di tirarlo. Fermo il tutto con un nodo. Ora che abbiamo chiuso il colletto, lo dobbiamo stirare, quindi vediamo che la parte di dietro, lo vediamo proprio ad occhio, più piccola, mentre la parte davanti è più grande. Ed ecco qui il colletto stirato, pronto per essere indossato.